L'atelier del pittore è un grande dipinto allegorico nel quale Courbet espone i propri ideali artistici e umani. Egli ritrae se stesso intento a dipingere al centro di una folla di personaggi fra i più vari. A sinistra sono rappresentati quelli che conducono un'esistenza banale e vivono senza avere piena consapevolezza della propria condizione umana. Fra essi, un rabbino, un prete, un veterano repubblicano, un bracconiere, un mendicante, un mietitore, un clown, un becchino, una prostituta, un lavoratore e una popolana che allatta. Nei loro volti, senza sorriso, si legge il pesante fardello della vita e dei suoi dolori. A destra sono rappresentati invece gli amici dell'artista, cioè gli ideali e le allegorie. Tra queste, la poesia, impersonata da Baudelaire, l'amore dalla coppia di sposi, la musica dal violinista, la filosofia e la letteratura, alle quali Courbet ha imprestato i volti di amici e conoscenti. La verità, unica vera musa dell'artista, gli sta al fianco, nuda. Di fronte un bambino, simbolo dell'innocenza, dai vestiti laceri, guarda incuriosito. La verità, vuol dirci Courbet, è semplice e innocente, oltre che nuda.